Topolino per me rappresenta la mia infanzia, ma continua anche a rappresentare una lettura settimanale. Scelgo ogni volta di fare un fumetto per Topolino perché sono pazzo di Topolino da quando ero bambino. Fausto Brizzi è innanzitutto un ottimo sceneggiatore, estremamente competente, estremamente, devo dire, open-minded, con una mentalità molto aperta. Le storie della Disney sono perfette per adattare i miei film, intanto perché sono storie comiche o divertenti. Quando Fausto è già in lavorazione, la sceneggiatura ultimata, ci sentiamo, ci incontriamo, lui mi racconta un po' gli episodi e insieme stabiliamo quelli che sono già, che hanno già caratteristiche disneyane. Ho sempre scelto in base alla storia i personaggi da mettere, non in base a un casting. Effettivamente Paperoghi è andato malissimo, ve lo dico a tutti i casting, Ciccio era andato benissimo. e soprattutto è andato male Ciccio, che è il personaggio preferito di Riccardo Secchi, se dice il contrario mente. Se fossi un personaggio del mondo Disney, troppo facile, io sarei Ciccio, che è il personaggio più profondo e intelligente dell'universo Disney. Ahimè, sarei Paperino, ma senza essere anche Paperinic. Ogni matrimonio si fonda sul tradimento. Possibile che non sia mai caduto in tentazione? No, è una questione di forza di volontà. Fabio De Luigi è un Paperoga perfetto nel film. Interpreta un marito traditore che però non è capace a tradire, mentre insomma, il cinema ci ha abituato a mariti che tradiscono le mogli, ma sono molto furbi, scaltri, tentano di nascondere le prove. Lui è pieno di sensi di colpa, non ce la fa, va in crisi, sta quasi per confessare a un certo punto e soprattutto è molto maldestro. Mai avere una storia con una donna che tua moglie conosce. Di cosa stavate parlando? Non succederà più. Dal cinema al fumetto il racconto si arricchisce molto perché il fumetto non ha budget e di conseguenza possiamo far fare ai nostri personaggi qualsiasi cosa, e nonché non c'è un problema di ciak, location, i nostri personaggi recitano benissimo, arrivano puntuali e soprattutto sono molto famosi, quindi appena entrano in scena già il pubblico ama quella storia, perché ne conosce già un po' le caratteristiche dei personaggi. In un film ti devi conquistare tutto. Topolino è immortale rispetto ad altri fumetti per tantissimi motivi, è molto difficile e facile forse rispondere. Per noi in Italia Topolino incarna veramente qualcosa di storico e di legato alla crescita di tante generazioni. Adesso posso anche vincere Cannes, vincere l'Oscar, ma Topolino sarà sempre davanti. Tonight.